E la Giunta regionale sta per varare una legge specifica per contrastare la crisi generata dalla pandemia da coronavirus. Per saperne di più ci colleghiamo con Paolo Renzetti, in sua compagnia c'è l'assessore regionale Mauro Febbo. Buonasera Paolo. Buonasera, buonasera Andrea, un cordiale buonasera ai nostri telespettatori in visione. Hai detto bene, siamo con l'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Mauro Febbo, siamo in collegamento diretto da Chieti. Ringrazio innanzitutto l'assessore Febbo per aver accettato il nostro invito. Grazie assessore. Grazie a voi. Allora, prima di addentrarci anche in quello che è accaduto oggi con la sua proposta che riguarda un aiuto concreto alle aziende e alle imprese abruzzesi in questo momento davvero critico per l'emergenza coronavirus, io le volevo fare una domanda un po' più generica, generale. Lei è amministratore di questa regione da tanti anni, più volte assessore regionale, presidente della provincia di Chieti. È sicuramente il momento più difficile da quando lei è impegnato come amministratore pubblico. Sì, l'altro momento è stato l'Aquila, qui però credo che la situazione sia un po' più complessa, un po' più difficile, c'è questo nemico peraltro invisibile che bisogna combattere, quindi credo che sia veramente un momento difficile per la regione Abruzzo, ma per l'intero pianeta, credo forse l'Italia, anche se con ritardo, ha capito il problema e si sta adeguando. Quello che ci preoccupa in questo momento è che sono a tante altre nazioni vicine a noi che forse il problema non l'hanno capito e credo che i danni purtroppo poi li continueremo a pagare anche noi. Allora, parliamo proprio, diceva il collega Andrea Costantini da studio, quello che è accaduto nelle ultime ore. Ha inviato alla stampa questa nota che riguarda questo provvedimento di legge che varerete a breve per quanto riguarda un aiuto concreto alle imprese abruzzesi in questo momento delicatissimo e anche in prospettiva di quelli che purtroppo saranno gli esiti, le conseguenze di quello che sta accadendo. Ma è un provvedimento intanto che va collegato diretto con il decreto che deve uscire tra stasera e domani, quello delle misure economiche da parte del governo nazionale, perché è chiaro che le misure più importanti e dirette sia alle famiglie sia alle imprese sono quelle del governo. Noi arriviamo un po' indirettamente e comunque dobbiamo fare e possiamo fare diverse cose. È un provvedimento che già in giunta avevamo discusso, un provvedimento su cui hanno lavorato tutte le direzioni, i miei colleghi, da cominciare dal collega Fioretti del Lavoro, Imprudente per l'agricoltura, l'Iris per il bilancio e per i trasporti da Nunes, quindi è stato un lavoro collegiale. Non ho nominato la collega Verì per il semplice fatto che è impegnatissima, credo che veramente gli mando veramente un abbraccio perché so quello che sta facendo e come si sta impegnando. Ha visto la Giunta nella sua interezza impegnata con l'aiuto importante del Presidente Sospiri, anche perché l'ufficio legislativo del Consiglio ci ha dovuto dare una grossa mano, perché noi vorremmo che questo provvedimento fosse portato urgentemente in Consiglio, accettando il contributo di tutti, anche la maggioranza, i capigruppi sono stati informati, hanno anche loro lavorato su questo provvedimento. Vorremmo che anche le minoranze, le opposizioni, come si vogliono chiamare, ci aiutassero a prendere questo provvedimento nel più breve tempo possibile, magari utilizzando lo stesso stratagemma che è stato usato alla Camera e al Senato, far partecipare al Consiglio solamente i capigruppi e quindi con il voto ponderato. Io credo che si possa fare. Il Presidente Sospiri sta lavorando su questo, sta sentendo i capigruppi, perché è un provvedimento che almeno accompagna quelle che sono alcune misure immediate da parte del governo nazionale, nel senso che le tasse regionali, le imposte regionali vengono sicuramente sospese, i bandi che sono stati emanati sia dal mio assessorato sia da quello del collega Imprudente vengono chiaramente posticipati, quindi non ci saranno scadenze. Noi abbiamo sia io sia il collega Fioretti, abbiamo nell'ambito delle società in house, abbiamo molti piccoli imprenditori che devono rimborsare finanziamenti. Quelli saranno sospesi grazie a questo intervento. Quindi abbiamo una serie di risposte concrete immediate da dare. Poi ci sono quelle un pochino più complesse su cui abbiamo la necessità di confrontarci, su cui abbiamo la necessità di avere l'aiuto, il sostegno anche delle organizzazioni sindacali e soprattutto datoriali. Abbiamo le risorse europee a disposizione che devono essere rimodulate, possono essere rimodulate proprio oggi.
la Comunità Europea si è resa disponibile nei confronti del Governo nazionale ad aprire a queste rimodulazioni, e quindi abbiamo risorse importanti che possiamo immettere nel mercato, soprattutto andando incontro a tutte le partite IVA, senza distinzioni tra artigianato, commercio, industria, agricoltura, a tutte le partite IVA, perché in questo momento credo che ci sia bisogno di un intervento di sostegno a tutti e di dare soprattutto liquidità, quindi rimpinguare il fondo del microcredito, insomma una serie di importanti provvedimenti che grazie a questa legge riusciremo a portare avanti, con, ripeto, attendendo domani o questa notte il governo, e da lunedì potremo lavorare su queste altre misure. Prima di parlare dell'altro settore che sta attraversando un momento molto delicato e che la riguarda direttamente, perché tra le sue deleghe quello del turismo, le volevo chiedere un'altra cosa, perché fino a pochi minuti fa lei sta lavorando incessantemente, è stato anche a colloquio con il professor Parruti, che è al vertice della task force regionale, per quanto riguarda del materiale sanitario, delle tute speciali che dovrebbero arrivare nelle prossime ore per i sanitari degli ospedali abruzzesi. Sì, insomma, la nostra protezione civile si è attivata, e grazie anche peraltro alle variazioni di bilancio che sono state fatte, siamo riusciti ad acquistare un importante stock di tute, di mascherine eccetera, che chiaramente però purtroppo la consegna è tra lunedì e martedì. Gli ospedali hanno sollecitato, il Presidente Marsilio da questa mattina sta facendo appelli, mi ha chiamato e mi ha chiesto di chiedere sostegno alle grandi aziende abruzzesi, che quelle soprattutto che fanno le verniciature, perché negli ospedali abbiamo la necessità per sabato e domenica di tute particolari che vengono utilizzate nelle aziende che fanno questo tipo di lavoro. Purtroppo la qualità, il modello ci ha limitato un po', comunque grazie a grandi aziende come la Severe, la Honda, la PR, insomma diverse aziende che si sono date subito disponibili, qui la solidarietà credo che sia totale, quindi vanno ringraziate, così come va ringraziata la famiglia De Cecco per l'acquisto di 10 ventilatori, ma insomma i contributi stanno arrivando da tanti privati. Insomma, siamo riusciti poco fa di assistere in diretta alla telefonata della Sevel, e quindi all'indicazione che ho chiesto al professor Parruti di capire dove portare queste nuove tutte che sono arrivate. Ci dobbiamo dare da fare un po' tutti, e tutti siamo a disposizione, insomma se ognuno di noi fa il proprio dovere, segue quelle che sono le indicazioni della scienza e dei medici, io credo che nel giro di 15-20 giorni avremo belle notizie. Assessore, parliamo del turismo, lei qualche settimana fa era stato alla Borsa Italiana del Turismo a Milano, quando ancora la situazione non era così grave, anzi non si sapeva quasi cosa fosse il Covid-19, il coronavirus. Il turismo della nostra regione, il turismo in Italia pagherà delle grosse conseguenze per quanto riguarda questa emergenza. Tra l'altro siamo a pochi giorni dalla Pasqua, ma a poche settimane dall'inizio della stagione estiva. E cosa si sente di dire ai tanti operatori turistici della nostra regione? Ma intanto che credo che sia il settore che da subito è stato il più colpito, perché sono saltate prima immediatamente tutte le prenotazioni, quelle che riguardavano la settimana santa, quindi Pasqua, il primo periodo importante delle ferie che vengono prese, poi immediatamente dopo sono partite quelle per tutta la stagione, quindi veramente un danno enorme. E quando si parla di turismo io parlerei anche però degli altri settori che spesso non vengono menzionati, perché poi il settore turistico non è solo quello alberghiero, ce ne sono tanti, a cominciare per esempio dal turismo termale, insomma ne potrei indicare tanti. C'è soprattutto la ristorazione che è collegata con il turismo, ma non è il turismo che ha avuto danni. Mi sento di dire che come sempre dopo una guerra, perché questa è una guerra, c'è la ricostruzione e poi di solito c'è il benessere, quindi di avere forze, di avere coraggio, di resistere, vi siamo vicini. E io credo che poi da questi mesi terribili, da questa annuata, perché non credo che nel 2020 riusciremo
riusciremo poi a riportare su l'economia, comunque ci proviamo e ci proveremo, stiamo lavorando a diretto contatto con l'Enit, perché la promozione che si fa ogni anno, quest'anno sarà una promozione, la chiamano domestica, perché saranno gli italiani che rimarranno in Italia, noi dobbiamo essere bravi a portare oltre gli abruzzesi, a girare per l'Abruzzo, ma a portare gli italiani in Abruzzo, e quindi faremo un certo tipo di promozione cercando di limitare i danni, per poi credo che potremo ripartire alla grande. Quindi insomma, l'Abruzzo farà la sua parte, la Regione Abruzzo sarà costantemente accanto a tutti gli operatori, soprattutto per ricevere quelle indicazioni che sono necessarie a superare questi momenti terribilissimi. Prima di salutarla, a proposito del settore turistico, state pensando però a qualche provvedimento immediato per far fronte all'emergenza delle prossime settimane? Guardi, io ho riunito la Commissione Turismo Nazionale di cui presiedo il 3 marzo. Diciamo che è stata la primo decreto che è stato emesso dal Ministero, quindi abbiamo dato delle indicazioni che io spero e mi auguro vengano calate, perché quelle indicazioni che abbiamo dato, siamo stati la prima commissione a essere riunita, abbiamo trasmesso alla conferenza delle regioni, il Presidente Bonaccini che la presiede ha fatto proprie queste richieste e le ha rimesse tutte integralmente al Governo. Siamo in attesa di questo benedetto decreto che sta tardando, perché è chiaramente un decreto molto complesso. Se quelle proposte che abbiamo fatto per l'intera nazione e quindi valgono anche per l'Abruzzo, io credo che sono risposte importanti per il settore specifico. Grazie all'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Mauro Febbo. Da Chieti è tutto, linea che può tornare allo studio. A te Andrea.